Posizione tipica, ok? Errori più comuni. Uno, andare troppo su. Quando vado troppo su, guardo in giro, non c'è proprio spazio libero. E quindi mi ritrovo così, a tirare, e inevitabilmente mi mettete, esatto, così. Ok? Quindi, questo no. Quello che mi serve è che deve essere lui che viene da me, non io da lui. O comunque ci dobbiamo vedere a metà strada, quindi che significa? Quando parto giusta distanza, la scegliete voi, c'è pure il mio sentiero al centro, non mi importa, quando il destro avanza, il sinistro tira. Quando lui sta qua pesa la metà, ok? Qualsiasi vedo sia, pesa la metà, non sta qua. Una volta che sto qui, completo il movimento su tutto lo spazio a sinistra. Ora, quando fletto le gambe, cerco di tenere la schiena dritta, come se volessi fare uno solo. Se tenere la testa dritta, mento in alto. I resisti fanno mento in alto o sguardo su. La schiena rimane dritta, le gambe scendono. Poi l'ho caricato, l'ho pizzicato senza inarcare la schiena. Una volta che sta qui, se togli il peso più velocemente possibile, guardo semplicemente dall'altra parte. Dove gira la testa, girano le spalle. E mi cade esattamente qua, vicino a me. In modo più veloce, più rapido e meno faticoso. L'errore comune qual è? Tiro e poi faccio questo. Io faccio questo. Deve essere proprio forte, alla fine non lo stacco, ma sicuramente non lo proietto. Uno perché voi dovete pensare che le gambe sono degli ammortizzatori. Se sono già tesi e tirano così non c'è corsa per tirarlo. Quindi devono essere piegate. Secondo, se vi piegate il vostro corpo fa lo stacco, perché lui non c'ha lo spazio dove cadere. Lui mi cade sulla schiena, non sono io che lo stacco da terra, ok? Se quando arrivo qui e scendo su, lui mi ha caduto sulla schiena. Cioè si è appoggiato alla mia schiena. Io ho fatto in modo di fargli trovare questo punto. Non l'ho staccato l'ignoranza, ok? Non è sollevamento peso. Quindi che faccio? Tiro e scendo con le gambe. Non fare questo perché è fatica inutile. Scendo e tiro. Poi, altro errore che ho visto è tiro. Succede qualche cosa e poi devo cominciare a camminare indietro per recuperare il fatto che mi lo sto facendo. Che succede? Io quando lui sta qui e mi infilo sotto, fino a qua ho un equilibrio, ok? Quando scendo vado leggermente sulle punte, il talento leggermente a stare, poi il mio equilibrio è precario, perché? Uno che intanto se è una lotta non prende e comincia a tirare, io già se mi tira me ne vado indietro. Come posso equilibrare l'equilibrio che sto per terra? Tirando con questo, se il braccio tira costantemente, io sto sempre col peso proiettato in avanti e per quanto mi possa tirare questo recupera, ok? Ogni volta che deve andare indietro significa che questo braccio non tira. Tirare significa non solo questo, boom. Questo sì, all'inizio. Poi una volta che ho tirato questo continua sempre a tirare. Questo tira costantemente, ok? Lo faccio alla manica o al ballo come preferisco io, ok? È l'influenza. Ora, cominciamo a ragionare su un piccolo schema di lotta sulle ruote, ok? Ora questo lo ritrovate e poi dopo ci mettiamo su. Un avversario particolarmente aggressivo, perciò il destro in alto e mi chiude in questa maniera, ok? Lui è molto forte e trovo questa. Questa posizione dominante, lui è più forte di me qua, mi tira. E se anche io sono bravo, perché nel giusto posso fare la difesa così, se lui mi dà uno strattone me lo porta a terra, ok? Qua era meglio come proiettato. Se mi mette così, una cintura nera, un marrone era meglio come proiettato. Cioè, quindi, quello che voglio fare, ora, siamo qua. Ormai l'ha preso, è dominante, ok? Devo trovare un modo per andare a prendere il mio tonale.
Ora io sto prendendo l'allarme mio preferito, non mi fa nessuno. Mi simula anche di chiudere, va chiuso qua. Questo, io sto in un grosso pericolo qua. Quello che posso fare è andare a prendere subito il bairro per quello dove andrò a tirare, diciamo, ok? Il bairro. Questa manica tira a me, ok? Finché io sto qua, sto per terra. Finché sto qui, la rischio lì, ok? Quindi qua ce la giochiamo. L'ultima cosa, dorsale peso. Qui la presa l'ho fatta. E ora, mentre mi indietreggio, cerco lo spazio qua. Ok? Vedete che lui l'ha presa sopra, è forte, dominante. Questa presa è molto dura, ok? Però ho creato uno spazio che mi servirà poi dopo, ok? Poi vediamo come si rompe la presa, ok?